Noi abbiamo in linea il sindaco di Terni, Leonardo Latini, signor sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. L'abbiamo beccata di corsa questa mattina, Sì. aveva un appuntamento, però io volevo commentare con lei questa ordinanza antiprostituzione di cui si è parlato ovunque, anche nei siti nazionali. Vuol darci una spiegazione, gentilmente? Almeno mettiamo un attimo i puntini sulle i, per favore. Volentieri, devo dire che non mi sarei mai aspettato che scoppiasse un caso nazionale per due ordini di motivi. Il primo è che questa ordinanza è stata pubblicata la prima volta il 24 luglio del 2020, quindi un anno e mezzo fa, poi era stata già oggetto di una prima proroga e adesso è stata reiterata il 1 ottobre del 2021, quindi è un provvedimento molto risalente. Secondo luogo, perché di ordinanze come questa ce ne sono decine in giro per l'Italia che fanno riferimento più o meno alle stesse cose, a volte anche in termini identici a quella che abbiamo utilizzato noi per redigere l'ordinanza stessa. Quindi faccio il caso ad esempio di Rimini, in cui le ordinanze sono praticamente gemelle e in quel caso lì non c'è stato alcun tipo di polemica, nonostante loro l'avessero adottata prima a giugno, quindi prima della nostra proroga attuale. Quindi queste cose un po' mi hanno lasciato perplesso perché non me lo sarei mai aspettato. E è passata come un'ordinanza in cui si vietava alle persone di indossare degli abiti, che è assolutamente non vero, non c'è in alcun modo questo scritto, basta leggere attentamente l'atto per rendersene conto, è semplicemente uno strumento che viene dato alle forze dell'ordine per poter intervenire in delle situazioni dove si manifestano fenomeni di sfruttamento della prostituzione. Io credo che una riflessione andasse fatta più che altro su quei fenomeni, più che soffermarsi su alcune parole estrapolandole, insomma, da un testo molto più ampio e complesso. Io credo che occorra mettere in campo da parte di noi sindaci tutti quegli strumenti che abbiamo proprio per cercare di reprimere questi fenomeni, che sono ovviamente umilianti, drammatici per le donne che li vivono, ma soprattutto alimentano un giro di criminalità che, grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine, sta ottenendo risultati un po' a 360 gradi nella nostra città. Sono da poco le notizie dell'operazione mailbox antidroga della Questura, come del fatto che i carabinieri hanno sgominato la banda che aveva fatto, non mi ricordo se oltre 21 furti in provincia Sì, di Terni. Quindi esatto. ecco, c'è un qualcosa insomma che deve essere letto nel suo complesso. È un disegno per cercare di ridare a Terni sempre di più quella legalità e credo che la sinergia tra le istituzioni e le forze dell'ordine sia particolarmente importante, quindi è compito anche di noi sindaci mettere a disposizione tutti gli strumenti anche per loro per consentire di poter agire. Poi ovviamente il tema sociale è ben comprensibile, ma quella è un'altra questione e va affrontata con degli strumenti diversi.